l'aglio, senza pelarlo, lo schiacciamo nel tegame con un batticarne in modo da spremere il buono che ha l'aglio, che andrà a aromatizzare l'olio extravergine d'oliva. Aggiungiamo l'olio extravergine d'oliva e poi avremo bisogno di riscaldarlo e non di friggerlo, importante, a fuoco lentissimo in modo da far assorbire all'olio tutti i profumi dell'aglio. Lo filtreremo, utilizzeremo solo l'olio che a questo punto saprà d'aglio.